Rocco non riuscirà a far ritornare a casa la moglie Pia, perché ancora questa non è sicura dei sentimenti che prova verso il marito. Gonzalo scriverà delle lettere alle persone più care, si confesserà con Don Anselmo e gli dirà di amare tantissimo Maria e il padre Tristan. Mariana scoprirà che nella lettera lasciata da Soledad non si intravede niente di buono. Lo stesso Tristan si presenterà durante la condanna di Gonzalo, con una pistola, deciso a uccidere chi si avvicinerà al figlio. Ma Maria, prima dell'esecuzione, dichiarerà pubblicamente che il giovane è innocente in quanto lei ha una relazione con lui. Gonzalo sarà scagionato. Maria sarà allontanata da donna Francisca dalla villa e si rifugierà dai genitori. Pia si lascerà sedurre nuovamente da Olmo. Mariana fa leggere la lettera di Soledad a Tristan, anche nel frattempo si era deciso di dichiarare il suo amore a Candela. Dolores è ormai stanca di fare il sindaco di Puente e Viejo e Pedro cerca di aiutarla. Gonzalo, liberato, andrà da Maria per ringraziarla. Questa non lo accoglierà molto bene. Fernando dichiarerà il suo amore a Maria, mentre tutto Puente e Viejo parlerà della relazione scandalosa dei due. Il prete difenderà la ragazza che, infastidita da tutto quello che sta succedendo attorno a lei, chiederà di essere lasciata tranquilla. Infine Rocco ritornerà da sua moglie. Fernando chiederà a donna Francisca di far ritornare Maria in villa. Aurora farà sapere al padre Tristan che presto ritornerà a Puente e Viejo.